Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel canale di Shinken Matrice. Oggi volevo portarvi un video un po' particolare di Clash Royale. So che questo gioco non piace a molti, lo ritengono un po' troppo, diciamo, mainstream, ma comunque secondo me per giocarci un pochino al telefono è abbastanza divertente, passarsi un pochino il tempo alla sera, 10 minuti. È stata introdotta questa nuova modalità che costa 5 gemme, che comunque le faccio sempre quando le raccolgo gratis, che spendendo 5 gemme puoi partecipare a dei tornei e se vai fino a 12 vittorie, quindi se arrivi fino a 12 vittorie, meglio dire, puoi vincere altre carte, altre cose, però non utilizzi le tue carte, ma utilizzi delle carte random. Sinceramente è una buona, tra virgolette, alternativa al gioco normale, mi sono divertito abbastanza. Ho fatto abbastanza pena comunque, ho perso praticamente due partite su tre che ho giocato. Quindi già ne avevo persa una, quindi praticamente ero fuori. Purtroppo mi hanno scollegato, quindi l'ho persa per questo. La prima partita che non vedete. E qua ne ho perse due e ne ho vinta soltanto una. Purtroppo, come potete vedere, non conoscendo bene tutte le carte che ci sono, o comunque magari ci sono giocatori molto più forti, ho sbagliato qualche mossa. Comunque, scrivete i commenti pure qua sotto, voi se ci giocate o meno. Non sapevo neanche perché rilasciavo il... Quando utilizzo il falegname o qualsiasi rilascia tipo quella sostanza della furia praticamente. E quindi praticamente ho perso veramente di brutto. Quindi sinceramente la trovo una modalità sì bellina, ma mi sono capito di due mazzi che non sapevo proprio usare. Invece un mazzo era realmente forte e nella partita successiva che vedete dopo, e sinceramente mi sono pure divertito ad usarlo. Quindi io gioco più o meno, mi faccio una o due partite al giorno. Giusto, ma neanche tutti i giorni pur volendo, cioè giusto per giocarci, per passarmi il tempo col cellulare, perché effettivamente non è che ci sono tantissime altre alternative su smartphone che possono essere divertenti e giocare multiplayer. Certo, ci sono tantissimi giochi belli, questo non lo metto in dubbio, ma questo lo trovo molto veloce per farsi delle partite tipo velocissime così, giusto per passarsi il tempo, quindi. E niente, qua mancano 60 secondi, come vedete, io praticamente l'ho prese. Poi, come potete vedere, nella seconda partita che ho messo, questa qua la faccio andare più veloce perché in effetti è un pochino lunghetta da vedere. Ho vinto abbastanza in scioltezza. E nella terza partita, invece, come potete vedere, tra poco ho fatto veramente pena. Vabbè, comunque, vi ho portato questo video soltanto per farmi sapere cosa ne pensate voi di questo gioco, se giocate a questa modalità, se vi piace, se e quant'altro, se ci avete speso dei soldi. Non ci ho speso una lira finora e sono Arena 7, ma purtroppo andare avanti mo diventa veramente complesso, questo lo ammetto ovviamente, senza spenderci soldi, probabilmente mi fermerò massimo in Arena 8, non lo so, non ve lo so dire, magari più in là porto qualche altro video giusto così per farvi vedere. E niente ragazzuoli, io vi ringrazio, se vi è piaciuto il video lasciate un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo tra poco con altri video. E mi raccomando, il 10 ovviamente prenderò la PlayStation 4 Pro e faremo un bel unboxing e vi dirò le mie prime impressioni. Ciao a tutti ragazzuoli!